Saluto a tutti ragazzi, sono Volta, benvenuti in questo nuovo video. Ci sono qui dentro la mia auto perché, boh, ci si trova comodi. In realtà bisogna muoverci ed andare verso l'infinito e oltre, per il semplice fatto che noi siamo lontanissimi dalla zona dove dovremmo andare, che sarebbe infatti l'aeroporto. Perché? Perché infatti dovrò farvi vedere, occhio, scusa, perché dovrò farvi vedere appunto infatti il nuovo Space Shuttle della NASA. E che cazzo, cioè questa aderenza al suolo, che cazzo. 3581, figlio di puttana, ti odio. Ci siamo già fatti nemico qualcuno? Ma davvero? No, non è possibile, bisogna sempre ammazzare qualcuno in questo mondo, se no non si è vivi. Piuttosto, perché non ci teletrasportiamo? Che ci mettiamo 10 anni di meno. Ok, grazie. Intercettiamolo! Vabbè, non gli si è fatto nulla, quell'affare è bellissimo. Ok, non importa. Ok, siamo in una zona aperta, meglio spawnare il nostro shuttle. Ole, ragazzi, siamo un po' nei casini perché non gira. Questo affare non gira. Allora, siamo all'interno di... Oddio, che figata! Quanti cazzo di... Oddio, quanti punti ci sono? Oddio, c'è una penna, anche un lapis, una matita. Quattro marce ci sono, non sapevo nemmeno che ci fossero quattro. Oh, c'è anche il retro. Wow, ma è fatto da Dio gli interni del... Non so un cazzo cosa sia. Tra l'altro, c'ho uno shuttle che mi sta stuprando l'anima. È la cosa peggiore del mondo perché è aerodinamico a merda. Sì, certo, vai, ce la possiamo fare. Dai. Possiamo prendere in considerazione il fatto che atterrare non è una migliore delle idee? Ok, mettiamo il turbo perché sennò è tutto troppo lento. Ale, bello, mi piace il turbo. Ale, ok, ora sì che siamo veloci, cazzo. Ci mancava pure questa. Ok, allora io potrei dire anche vai, andiamo a sparare alla gente. Il problema è che non spara, non so perché non spara. Ok, allora visto che... Oddio, quanto è lento sto a fare. Oh, piano, piano, piano. Wow, che liscio. Ragazzi, se prendiamo... Oh, cazzo no! Non ci credo! Ma è troppo spigoloso sta affare. Si attacca al cazzo, vabbè. Non importa. Cerchiamo un aereo di linea, qualcosa da dargli addosso, perché non possiamo assolutamente provare a, non so, distruggere un aereo in qualsiasi altro modo se non con questo. Lo distruggiamo con lo shuttle. Ok, ce la possiamo fare, dai. Preso! Va bene. È sopravvissuto? Non vedo niente. E che cavolo, è un altro aereo di linea. Lo possiamo distruggere? Non abbiamo la possibilità di sparare i missili? No? Ne sa di no. Ma che cagata, oh, non si può sparare i missili. Ma siamo pazzi, ma stiamo scherziamo. Direi di fare attenzione agli spigoli. Minchia, quanto cazzo è grande sto aereo. Ed è troppo pesante, il problema è questo, è pesantissimo, guardate. Io non trovo aerei di linea, tra l'altro, non vedo niente. Madonna, qua ci sono tipo scie chimiche, però il problema è che non so da dove, da cosa derivino. Oh, uno sciamallo, ho visto uno sciamallo, mi ispiro a sto sciamallo. Cazzo, non vedo niente. No, ma questa è veramente una delle scisce. Dove diavolo? Oh mio Dio, siamo troppo in alto, bisogna scendere. Ragazzi, è troppo lento, troppo, non ci riesco. Dove siamo? Non capisco niente. Questo è l'aeroporto. Ma come? Siamo tornati dove eravamo prima. Ok, facciamo attenzione. Non si può passare sotto un ponte con questo affare. Mi sa di no. Oddio, che liscio si è fatto. Ma se andassimo contro l'Atomic Blimp? Boh. Ok, perfetto. Non mi sarei dovuto aspettare di altro. Di meglio. Aereo di linea a ore 12. Oh, poi l'ho distrutto in aria. La mappa innevata per me era molto più carina. Se la mettiamo potrebbe essere decente da mettere. Oh, guarda che bella. Tutta la mappa innevata. Ah, che roba, che tempore, no? Purtroppo, una cosa che avrei sempre voluto, visto che c'è tutta questa neve, perché non si ghiaccia il mare? Cioè, no, non nel senso che tipo si dovrebbe ghiacciare il mare, per il semplice fatto che dovrebbe ghiacciarsi l'acqua del mare, perché di qualsiasi cosa. Prendilo con l'ala. Altri due elicotteri, uno almeno lo prendiamo, dai, lo so benissimo, ce la possiamo fare. Scusa, eravamo un cazzo di muro per lui. No, solamente che dell'acqua ghiacciata. Alla fine, ok, siamo a Los Angeles e ci dovrebbero essere minimo 30 gradi in inverno, però comunque. Oh, un aereo di linea, e si di linea. Uno sciamal di linea. Boom! Ma che cazzo? No, ma è stato assurdo. Abbiamo distrutto lo sciamallo, almeno il davanti, vedete, tutto devastato. Fix? No, non si fix, è così che deve essere. Ah, stranissimo. Poi c'è scritto United States, USA, sì, NASA, USA. Non schiantarti, questo non è il campo da golf, raga. Pazzesco. Ho visto
l'ombra di un aereo di linea. Dove diavolo è? Eccolo, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Mi sono passato davanti e non l'ho neanche visto. Dai, girati! No, ti giuro, è la cosa più lenta del mondo. Cioè, un aereo arancione in tutto questo innevato. Oh mio Dio, quanti aerei di linea! Per la gioia dei miei occhi. Stronzo! L'abbiamo ribaltato. Ok, io non vorrei vedere cadere, però mi sa che non ce la facciamo, eh. Vabbè, intanto distruggiamo anche questo. Yes, stronzo. Distrutto, ragazzi, l'altro aereo è crashato. Raga, oh, mi sono preso un'ala, lo sto portando via. Vabbè, altri aerei non ci sono. No, in effetti, quello là è un aereo. Un aereo. Boom, stronzo. Vabbè, cadrà in acqua, lo so già. Ma cosa succede se vado tipo lontano dall'acqua? Sapete perché? Tipo, se vi allontanate troppo da Los Santos, tutti i pezzi iniziano a cadere. Cioè, vi si staccano tutti i pezzi, sapete? Funziona così in pratica. Però, cosa succede se perdiamo noi i pezzi? Cioè, che pezzi perdiamo? Io perdo lo shuttle. Ci sta? Non credo, però comunque voglio provare. Voglio vedere se il pezzo davanti cade, succede qualcosa. Intanto non succede niente, siamo già abbastanza lontani. Eccolo, minchia, abbiamo perso metà dell'aereo. Grandioso. Ok, bisogna tornare indietro. Dai, gira 360, madafaka. Ok, stiamo tornando indietro? Sì, stiamo tornando indietro. Perfetto, stiamo tornando indietro. Meno male, siamo tornati nel campo giusto. Ok, torniamo qui e distruggiamo gli aerei di linea. Perché, per chi non lo sapesse, io ho una passione nell'odiare gli aerei di linea, in pratica. La mappa in texture tutta bianca veramente fa schifo, perché sembra tutto così, cioè un livello di dettaglio così basso che non vi immaginate. Piano, non cadere. Cazzo, vabbè, non importa. Ok, togliamo la neve perché non mi piace, cioè l'idea è carina, però è tutto troppo bianco. Poi l'aereo bianco e tutto quanto bianco non mi va, guardate. Minchia, quest'aereo di linea è quello più vicino al mare che abbia mai visto. Al mare, ma che cazzo dico? Boom! A proposito, torniamo indietro. Madonna, l'abbiamo seccato. Ok, qua c'è un aereo di linea, non ci sono più aerei. Perfetto, li abbiamo distrutti tutti. In effetti non è che avrebbero molta scelta. Dai, quanto è lento sto a fare. Minchia, non so neanche perché è installata. Volevo mostrarvi sta mod solamente perché gli interni sono strafighi. A me piacciono tantissimo. Ma il problema è che oltre a quello, che cazzo c'ha? Niente, è quello il problema. Vai, stronzo. Ma come? Piano, non cadere. Un altro aereo di linea. Un altro fottuto aereo di linea. Ormai ci siamo messi contro qualsiasi aereo di linea. E tra l'altro non siamo immortali e quindi rischiamo la vita ogni giorno. Oddio, ci sono già gli elicotteri che ci stanno seguendo. Appunto, appunto. Ma cosa succede se vado contro questi affari? Guarda, elicottero della polizia, boh. Va bene. No, mi sono bloccato. Mi sa che mi sono bloccato. Player teleport maker. Ok, no, mi sono bloccato ancora di più. Perfetto. Player teleport Michael's house. No, dentro la casa di Mike. L'entrata dell'aeroporto. Ma non dentro l'aeroporto, maledetto. Cazzo. Airport field. Oh, grazie. Grazie. Madonna. E ci voleva tanto. Non vedo aerei di linea, eccolo. Eccolo, infatti è decollato il bastardo. Bastardo è decollato. Ma perché stanno così con questa linea di tiro? Tra l'altro qui dovrebbe esserci. Prendiamolo proprio con riguardo. Tac, preso, distrutto. Porca troia, veramente è esplosivo sta affare. Guardate, pam, sott'acqua. L'abbiamo preso noi, vabbè, bellissimo. Grazie alla NASA. Ok, noi dove ci mettiamo? Ma possiamo parcheggiare questo affare in qualche modo tattico? No? No? Proviamo a parcheggiare nella maniera più difficile possibile. Ovvero, non guardiamo quello shamal. Facciamo finta non ci sia e noi andiamo dritti. Noi proviamo a fare una cosa. Abbiamo appena posizionato le ruote. Ok, perfetto. Noi bisogna fare la cosa più tattica del mondo, ok? Pronti? Oddio, non so se ce la... Non credo ce la facciamo. No, non l'ho fatto. Vai. Olè. Non ci credo ce l'abbiamo fatta. No? Ce l'abbiamo fatta. No, raga, ce l'abbiamo fatta. È fermo. Raga, ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo parcheggiato male, però ce l'abbiamo fatta. No, cazzo. È crashato. No, è crashato il gioco. Non ci posso credere. Ok, siamo tornati. Naturalmente qua c'è l'elicottero. Mi dice che cazzo faccio ora. Proviamo a scendere con tranquillità. Lasciamo qualche bomba, tanto per fare un attentato terroristico, perché non fa mai male. E noi scendiamo tranquillamente sul palazzo qui accanto. Yeah! Magnifico, magnifico. Piano. Ah, perfetto. Oh, ci siamo andati veramente d'accordissimo. Occhio, prendiamo. Bene, perfetto. Perfetto. Meno male. Beh, a sto punto proviamo a farlo saltare. 3, 2, 1. Non è successo niente.
Ok ragazzi, sta pian piano cadendo. Ok, attenzione, 3, 2, no, come è rimasto bloccato di nuovo? Ma pazzesca sta cosa, non è possibile. Madonna, che nervi. Dai, questo passo cadrà, sì, ora cade, ora cade. Com'è possibile? Ok, piano, si sta inclinando, si sta inclinando, si sta inclinando. Dai, inclinati. Non è possibile sta cosa. Ma in quale fisica di gioco può essere possibile una cosa del genere? Ok, piano, scende, scende, scende. Ok, stavolta deve scendere per forza, perché se non è possibile. Piano, piano. Ok, 3, 2, 1. Dai, cadi, bastardo. Mi dà fastidio sta cosa. Ma tanto, vaffanculo. Mi sta facendo innervosire. Ecco, eccolo che cade. Eccolo che cade. Eccolo che cade. Cadi, oh, finalmente, dai. Non è possibile sta cosa. Non è possibile. Mio nonno è più veloce. Ma in cosa si aggrappa? Ma cosa? In cosa si sta aggrappando? Scusate. Non ci posso credere. Per questa ruota sei rimasto bloccato? Allora facciamo cattiveria. Vai. Infame. Dai. Stavolta cade. Stavolta cade. Yeah. Stronzo infame. Vai via tu. Mi dà fastidio sto stato. Via. Ok, grazie. Perfetto. E che sta cadendo, raga? Vai. No, sei schiantato di punta proprio. È rimasto bloccato fermo. Ma è pazzesca sta cosa. No! Ok, meno male, sono indistruttibile. Ragazzi, per oggi il video finisce qui. Noi ci si rivede in un prossimo video. Un saluto da Wolfe. It's the time of lunch.